La crisi non rallenta, anzi si aggrava. La Liguria da 5 anni è ininterrottamente in una situazione di recessione senza precedenti e non ha neppure partecipato alla mini ripresa dell'economia del Nord-Ovest che pur si è realizzata nel 2010 e nel 2011. Tutti i settori sostanzialmente sono in crisi, senza alcuna eccezione. Ci preoccupa in particolare ulteriore caduta della produzione nell'industria manifatturiera e nell'edilizia, con conseguenze sulle occupazioni assai gravi che determinano un aumento sia dei lavoratori in cassa integrazione sia del tasso di disoccupazione. Ci sono circa 16.000 lavoratori in cassa integrazione, con un aumento mediamente del 15% della cassa integrazione ordinaria e della cassa integrazione straordinaria e con un'esplosione ulteriore della cassa integrazione in deroga del 27-28%. Non c'è una provincia che si salva rispetto all'anno nero del 2012. I disoccupati convenzionali censiti dall'Istat sono circa 53.000 in Liguria. Dal nostro osservatorio, considerando appunto gli scoraggiati, coloro che hanno perso la speranza, i giovani che non sono all'interno né di percorsi di formazione né di lavoro e i lavoratori in cassa integrazione senza ritorno, per noi disoccupati raddoppiano rispetto al dato dell'Istat e si attestano attorno alle 107.000 unità in Liguria.